La sfida è quella di scoprire un mondo che non è ancora stato scoperto. L'incontro a tre promosso a Chiavari dall'Ufficio Scuola e Pastorale Giovanile della Diocesi ha messo in risalto diversi punti di vista che hanno trovato una convergenza nel dare speranza e slancio alle nuove generazioni. L'eredità del Novecento, fatta di sfide vinte da completare e sfide perse da provare ad affrontare nuovamente, trova nel movimento del 68 un momento cruciale. Il 68 e il 69 è stato come una sorta, secondo me, di riassunto delle grandi puntate precedenti, il tentativo di riattivizzare l'idea della rivoluzione. Questa intera epoca è stata, secondo me, oggi sommersa dall'avvento di quello che chiamiamo capitalismo finanziario globale, il macchinismo, le nuove tecniche e scienze incorporate, fino all'intelligenza artificiale. L'altro angolo visuale è quello dei giovani adulti, nati nell'illusoria visione di un mondo pronto ad accoglierli, per poi essere lasciati nell'incertezza del futuro di una realtà in crisi e priva di certezze. Chi è che ha tradito il sogno della nostra giovinezza? E dall'altro, il farsi largo di qualcosa che io capisco che non si capisca, ma che è interessantissimo. Cioè, questo mondo senza certezze, questo mondo senza evidenze è il mondo dove tutto si può scoprire di nuovo. Il sogno cullato da tutti è quello di restituire il desiderio di poter rilanciare la sfida partendo da alcuni punti cardine. Noi avremo bisogno di molta capacità di ascolto, di attenzione, di dialogo. Il mondo degli adulti oggi è un mondo scosso, porta sulle spalle i segni di una sconfitta storica. Può rianimarsi, ma lo può fare solo nel dialogo e nell'ascolto.